L'adrenazione in due cimiteri extraurbani di Arezzo. Un colpo è stato fatti messo a segno lo scorso giovedì nel cimitero di Quarata, l'altro invece lo scorso lunedì in quello di Santa Firmina. Nelle mire dei ladri, come sempre, oggetti di rame. Sono stati infatti portati via dei sottovasi e dei vasi in rame. È una cosa che l'azienda ritiene vergognosa che accada all'interno dei cimiteri. Ecco perché abbiamo fatto sì di mettere subito in moto con l'ufficio tecnico la predisposizione, ovviamente andando e cercando di coprire i cimiteri, più cimiteri possibili, l'inserimento di telecamere o di cancelli automatici. E in alcuni posti, in alcuni cimiteri, quindi anche entrambe le istituzioni, per cercare di arginare questi fenomeni. Dobbiamo anche pensare che in taluni cimiteri, non arrivando la corrente elettrica, dovremmo predisporre le telecamere munite di pannello fotovoltaico, quindi diventa per l'azienda una spesa abbastanza importante, quindi stiamo facendo le valutazioni per cercare di quantomeno magari in questi posti vedere altri sistemi. Diversi cimiteri aretini sono attivi e non solo a seguito di eventuali furti, ma sono stati messi perché ci sembrava necessario. Infatti sono state inserite le telecamere, ad esempio ora mi viene in mente al cimitero di Lepoggiola sono state messe le telecamere proprio per evitare il verificarsi di eventi del genere.